Ok. Porca troia. Va bene. Allora 3. Allora 2. Allora 1. E. Ehi, di YouTube, io sono la. Cazzo. Vabbè, se volli. Vengo. Non cadere. È la fine. Non cadere. Ok. Precarissima sta roba. Va bene, ricominciamo. Hello di YouTube, io sono la che pensate a questo nuovo video. Cos'è? Cos'ho detto? Ok, scusate per l'attesa, ma allora, ho visto i commenti in questi ultimi tempi, ho visto i commenti e volete ma che allora. Io lo sapevo che me lo chiedevate. Allora, continuiamo tutte le serie, ve lo anticipo subito. Scusate, ma sono in un bel casino. Vi spiego perché. No, anzi, vi faccio vedere del perché. Cioè, questo è il mio cellulare. Wow. Ok, sono in un bel casino perché non avendo. Ce la fai? Cioè, sei su? Ok, non avendo il Game Capture ho dovuto arrangiarmi, quindi in teoria dovrei giocare così. Facciamolo partire. Allora, spero che. Calmo! Ok, non attivo il 3D perché sennò vi dà fastidio. Allora, intanto mi vedete il riflesso. Ciao! Mi vedete il riflesso. Perché? Perché la mia idea era registrare con la webcam il gioco e farlo senza webcam, però. Il volume al massimo, eh. Ok. Iniziamo il gioco. Non ci posso. Cioè, lo sto facendo davvero. Impostazione selezionante. Sì, lo so. Raga, io devo giocare così. Chiamata, ok. Cucui? Serio? Canzone epica! Oh mio Dio! Oh buongiorno! Salve! Sì, aspetta un secondo. No, tranquillo, tanto io ci ho messo solo mezz'ora a sistemare tutto, tranquillo. Ciao! Ciao! Buonasera. No, siamo di mattina, sto registrando roba di mattina, ma tranquillo. Gran giorno si avvicina, vuol dire il giorno del tutto assolvimento alla Ola. Alla Ola. Sì! La luna di arcipelago di svolta nel mezzo dell'oceano. Che fico, madonna. Allora, io devo dirlo, ho giocato un pelino, non l'ho neanche finito. Cioè, è uscito. Oggi è il 28, è uscito il 23, quindi io sono andato. Ma cosa dentro il cellulare? Aiuto! Allora, io l'ho preso subito appena uscito, l'ho provato giusto 2 secondi. E ho avuto solo adesso tempo di registrarlo, quindi perdonatemi, apprezzate lo sforzo, cazzo. Che già sto riempiendo la memoria del telefono, sto registrando i sottotempi. Ok. Un sacco di Pokémon, sì, ok, per sì, quella è una Pokéball. Sono un creatore straordinario, che culo. Niente. Bello! Il cucciolo! Ma con quale musica incredibilmente epica me lo stai dicendo qua? Ascolti dai, che vabbè. Allora, vabbè, non uso tanto il touch perché vabbè, non è che serve così tanto. Cioè, almeno per adesso, poi se dopo bisogna usarlo, sono nella merda. Vabbè, non lo quando è finito, ok? Wow, ok, arrivederci. Scusate, magari un po'. Ok. Oh, raga, io dopo faccio. A fine video vi faccio vedere che cazzo ho combinato. Un po'. Ah, mi infischieresti un po' la memoria. Qual è la tua foto? Non ce l'ho. Allora, io ho fatto questo. Sì? Ricordami come ti chiami. Mi chiamo. Scusate, ma. Sono un po' handicappato. Porca puttana. Oh, vi giuro raga. La Kim. A posto? Ok. Sì, giusto. No, raga, davvero, apprezzate lo sforzo. Davvero. Oh, salve. Guardate come trovo tutti i dettagli del tuo arrivo, grazie, molto gentile, Rakim, eh? Sì, chi è che c'è dietro? Ok, un nome che esprime energia, che
che c'è in te. Colpisce come un fulmine. Cioè, dici tu. Vabbè, vediamo. Non vedo l'ora di conoscerti. Di persona, va bene. Ave! Recci! Oh, ho apprezzato lo sforzo. Adesso mi salvo tutti i video. Taki, vieni, dammi una mano. Quei scatoloni? Che poi alla fine non faccio un cazzo, però vabbè. Parola! Che roba! Che roba! Peccato, cioè, vedete anche il mio microfono. Ok? Ok, presentazione. Nebulino! Sì, un pelino ho giocato, giusto? Non sono arrivato neanche alla prima palestra, quindi... Questi qua sono del Team Skull, se non sbaglio. Vorrei dire una puttana, adesso ho visto solo quello lì. Sono arrivato solo fino alla prima città. Quindi, allora, questo... Vabbè, dai. Per chi non l'ha visto, non spoilerò nulla. Mi sono spoilerato brutalmente, perché volevo vedere come l'ha fatto. Non stavo più nella pelle. Anche se c'ho ancora su. Motherfucker! Yes. No, tanto nel touchpad non c'era niente, praticamente, cioè non si vedeva nulla, quindi tranquillo. 3 mesi dopo. Ok. Fa la barba, porca dai. Mamma mia, che bella. Io quando ho visto l'isola, ho detto, porca troia, che cazzo di gioco hanno fatto. È cambiato tutto, praticamente. È cambiato praticamente... Ok, mamma mia. Pau! Ho visto un cane. Eccolo! Ciao! Scusa, salve, arrivederci. Oh madonna, no, raga, cioè, io da quando l'ho provato è bellissimo. Sì, lo so, mi sto ripetendo, lo so. Eccola! Che luna meravigliosa. Che pace qui ad Alola. Alola, madonna! Abbiamo ancora parecchio da fare, bisogna sistemare gli scatoloni. Ma va. Miau. Va a chiamare Lucky. Sì, sono qua. Sono qua. Sì, perché tanto vabbè. Seguì il video un secondo indietro, ma vabbè, fa niente. Spero che sentite bene, perché ho messo praticamente al massimo. Magari lo alzo un po' insieme al microfono. Bella la stanza. Bella, buonanotte! Sì, si svegli. Quando? Svegliati, ok. Ok, minchia, io la prima volta che ho visto sto gioco, ok, mi posso muovere. La prima volta che ho visto sto gioco ho detto, minchia, quanto cazzo è alto. Perché io, essendo abituato ai vecchi giochi, tipo, ok, essendo abituato ai vecchi giochi, vedevo il personaggio così, cioè, minuscolo. Quanto forte sta lampada, però. Johnny, avrei fatto una bella dormita, stavi proprio... Sembravi un piccolo Snorlax. Ma non sono obeso, dai. Cioè, è la mia taglia anche. Ma sei stronza allora. Vabbè, fai niente, ti sei riposato. Ok, ho preso dentro il cellulare. Molto precario. Scommetto che non vedo l'ora di partire alla scoperta dei Pokémon di Alola. Alola. Sto ancora dormendo. Sarei curioso, però ho detto no, vabbè. Vabbè. Non sta più nella pelle, neanche lei. Mi ricordavo neanche sta battuta. La regione di Avalle è davvero paradiso incontaminato? Sì. E questo attira tanti visitatori. Per forza. Per cazzo. Ok. Sono certa che anche i Pokémon che vivono sono adorabili. Parliamone. Oh, il campanello. Deve essere il professor Kukui. Vai a vedere, Raki. Ok, andiamo. Ok.
No. E infatti è professore. Ah, porca troia. Ecco, quale musica? Non aveva piacere di conoscerti di persona, io sono Cucuy. Non so neanche se si pronuncia così, però vabbè. Penso di essere stato stancante, ma finalmente siete qua. Ok, come, qui, vabbè. Come va il jet lag? Non è esattamente un tiro di... Eh? Ha un tiro di scoppio da tanto? Vicino, forse, intendi. Visto che è bella luna? Sì, sto giocando a luna, se no c'è il sole. Ma lo so questo, io dicevo solo questo. È così romantica se mi vedessi in un sogno. Sì, vabbè, tagli a corto. Siamo arrivati ieri e ci sentiamo già a casa. Se non avete una casa mi preoccupavo. A capo di casa, un po' che non ci si vede. Benvenuta a Barola. Nuovo e contento di rivederti. Aia. Mi sembra qualcosa. Una cosa di sfide col capo palestra di canto. Quante emozioni, quindi non l'ho mai visto. Vabbè. Allora, fuori che mi innamorai di po'. Ah, ok. Allora. E alla fine decidi di trasferirmi qui. Ok. Già, e chi se ne dimentica? Allora, ero lì per fare ricerche sulle mosse di cose che capo palestra del luogo. Mi hanno dato delle belle lezioni. E beh, sto ancora registrando, sì. Ti vedi accompagnarmi al viaggio vicino, al villaggio vicino, al viaggio vicino, perfetto. Provo a conoscere Kahuna dell'isola. Vabbè, chissà, magari ti darà anche un Pokémon. Facciamo così, come se siamo ignoranti. Allora, è un allenatore esperto che io pensavo fosse un posto, invece no. Esperto come Pokémon, parliamone. Diciamo pure che è praticamente imbattibile, parliamone. A Lili, che è un posto, questo io pensavo fosse una tipa. Ragazzi e ragazze pronti ad avventurarsi sulle isole, ricevere il loro primo Pokémon da lui. Quanti ne ha? Oh! Capone dell'isola gli darà un Pokémon, ma è meraviglioso! Sì, ciccia, te non sei indicato però. Questo non so chi sono. Hai sentito la fine? Vatti a preparare. Nei scatoloni in camera tua dovrebbe esserci il tuo cappello e la tua borsa. Non dimenticare di dare un'occhiata alla guida avventura deve essere sulla tua scrivania. Cappello e borsa con ogni altro che si rispetti, sono emozionato per te, grazie. Ok, arrivederci. Sono impedito, lo so, Qual è la figata? Niente. Ok, scatolone è questo. Nel modo, apri lo scatolone e prendi il cappello e la borsa. Perché è come se si parlasse da solo, perfetto. Ma che fighi che siamo. Bello sto stile, mi piace. Cappello, classico cappello, come in tutti i Pokémon che si rispetti. Dai. E lui parla con i Pokémon perché lui è abituato. Ha studiato tutte le lingue. E con quel sorriso che ha dell'incredibile. Vedo che sei pronta per la tua avventura. Scusate se non guardo qua, ma sto leggendo. Vabbè. Non preoccuparti, vai pure. Quando tornerai con il tuo nuovo Pokémon, troverai tutto in ordine. Che credi poco, eh? Per chi non sa cosa vuol dire, ci credo poco. Bel cappello, grazie. Ma qualcuno mi faccia. Mi fate ridere anche a me, cosa ha detto? Tua madre non vede l'ora che tu ricevi il tuo primo Pokémon, eh? Copium. Bene, andiamo alla destinazione Lili, Kahuna dell'isola. Kahuna? Penso che si pronuncia così, eh? L'isola ti darà un Pokémon. Ok. Usciamo. Il paesaggio è fantastico. Ok, mi sembra no. Vedi qua. Ecco, come la prima volta ho ciccato, perfetto. Sapete che io col 55. Scusate, che io col 50-50 sono una pippa. Sbaglio sempre. Sapete già, ormai mi conoscete da più di 2 anni. Non cadere! Questa! Cosa ragione, avete un paradiso per i Pokémon.
qui ad Aola. Alola? Perché Aola? Cioè Aola è come saluto. Aola? Alola, ok? Le persone e i Pokémon vivono in armonia e si aiutano a vicenda. Che culo. Tranne per alcuni. Con un Pokémon al tuo fianco potrai andare dove vuoi. Quindi sbrighiamoci, andiamo a incontrare il capone dell'isola. Forza, Lily è qui a due passi. Parliamone a due passi perché è lontano un chilometro. Non è vero. Ok, io non parlo qua con nessuno perché tanto non mi danno un cazzo. Un cazzo per nessuno. Ok. Per adesso non abbiamo ancora la mappa, quindi mi è difficile orientarmi. Allora, che ne dici? Ti piace? Non saprei, però sì, un sacco, perché penso sia ispirato un po' ai Caraibi, perché i Caraibi sono tanti. No! Alle Maldive? Penso, sono un paio di isole. Un paio, se parliamo, è tutta una fila di isole. Vabbè, comunque, quello che è. Un allenatore entusiasta. Mi consigli qualche mossa vincente? Osho. Sono sicuro che hai già in mente qualche mossa da usare con la tua fidata squadra. Facciamo così, quando il tuo Pokémon avrà imparato nuove mosse, lotteremo insieme. Che stronzo. C'è un professore, poverino. Cioè, chiede un consiglio e lo mandi a fanculo quasi.